Hey la people e bentornati da Coach Barra. Come avevo promesso un po' di tempo fa, al raggiungimento di 60 like vi avrei portato di nuovo nella mia cucina. Oggi faremo la pasta italiana più famosa nel mondo. Di che pasta sto parlando? Andiamo a vedere gli ingredienti, ragazzi. Guanciale, pecorino, pepe, uova. Avete capito bene, ragazzi, oggi vi porto una delle ricette italiane più famose nel mondo insieme alla pizza e alla pasta all'alfredo, che sinceramente non so che pasta sia, ma è molto famosa. In America la mangiano credendo che sia una pasta italiana, noi non la conosciamo, ma restiamo umili. Eccoci qui, ragazzi, a fare sempre il nostro solito taglio del guanciale. Io, come ben sapete ormai dalla matriciana, la parte col pepe la levo perché potrebbe risultare amara in cottura. Lo tagliamo a listarelle e ci vediamo lì. Eccoci, ragazzi, il nostro guanciale tagliato. Per prima cosa ce ne andiamo a mettere l'acqua in pentola. Il nostro guanciale in padella, mi raccomando, fuoco medio. Il guanciale va coccolato, va fatto sudare così che possa rilasciare tutto il suo grasso. Ok, ragazzi, ora fondamentale, bisogna andare a rompere le uova. Noi siamo in tre. Io ci metto due uova a testa, Chiaramente, ragazzi, quando facciamo la carbonara usiamo solo il rosso. Andiamo a salare l'acqua, mi raccomando, non troppa, perché il guanciale è molto saporito e il pecorino uguale. Come pasta, ragazzi, questa volta ho scelto una mezzo rigatone rigato, fantastico, di una marca italiana strabuona. Se riuscite a vedere, se mette a fuoco, si vede che è molto più opaca rispetto ad altre marche più famose. Questo vuol dire che è ricco d'amido, e l'amido in questa ricetta ci serve un sacco per fare una cremina fantastica. Ora andiamo a incorporare pecorino nel rosso d'uovo. Andiamo a vedere come. Abbiamo i nostri rossi d'uovo, vedete? Gli diamo prima una bella pepatina, abbondante, Si chiama carbonara appunto perché ci deve essere il colore del carbone. Andiamo con il nostro pecorino, anche qua, bello abbondante, grattugiamolo a mano, mi raccomando, un po' alla volta. Prendiamo la nostra bella frusta e iniziamo a fare quello che a Roma chiamano il pastello. Allora, ragazzi, come potete ben vedere, pastello, perché deve diventare una cosa molto cremosa, sempre molto morbida, vedete, la possiamo anche schiacciare con un dito, ok, ma un po' densa. Nel frattempo che la pasta e il guanciale si cuociono, io per questo video ho fatto una cosa che nessun altro ha mai fatto prima d'ora. Sono andato direttamente a Roma a chiedere a uno chef dei cenni storici sulla carbonara e a farmi insegnare qualche trucco. Quindi ci vediamo direttamente a Roma con lo chef. Siamo qui a Roma con uno chef famoso. Che vuoi, Abischellè? Ciao, chef. Ci racconti due cose sulla carbonara? Sulla carbonara? Ma carbonara c'è una storia tutta particolare. Non si sa da dove viene, da dove se ne va. Comunque, si dice che la carbonara nasce a Napoli durante la guerra mondiale, che c'è stava l'esercito americano. Quelli si mangiano solo uova e bacon. E quindi abbiamo deciso un po' di metterglielo dentro la pasta corcata. Ovviamente col pecorino. Ma la panna ci va? Ha detto? La panna? Au! A femmine
se ci mettete la panna, i vostri mariti vi possono chiedere divorzio e li dovete pure mantenere. Qui a Roma, chi mette la panna dentro la carbonara, vare Bibbia! Ciao chef, grazie. Ciao Pischelle, saluta ma la Svizzera, va. Ed eccoci qui, tornati direttamente da Roma, ragazzi, ringraziamo lo chef per i consigli che ci ha dato. Bene, ora torniamo a noi e andiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto con la matriciana. Quindi leviamo il guanciale, che così manteniamo una buona croccantezza. Vedete, ce lo andiamo a levare con la nostra schiumarola. Ricordatevi, anche nella carbonara non aggiungiamo grassi, se no colesterolo. Ok ragazzi, adesso andremo a scolare la pasta un minuto prima della sua cottura. Andremo a finire di cuocerla direttamente in padella insieme a quel bel grassettino del guanciale che si è sciolto, per dargli un sapore eccezionale. Dopo andiamo a mettere la nostra carbocrema all'interno della pasta e vedremo cosa uscirà. Ci vediamo lì. Bene ragazzi, la nostra pasta manca più o meno un minutino di cottura, quindi andiamo a finircela in padella direttamente qua. Va bene, messa dentro, ora fuoco a manetta e andiamo sempre con la tecnica di aggiungere un po' di acqua di cottura. Vedete ragazzi? Oh. E andiamo a finire di cuocere. Andiamo a creare, diciamo, l'effetto risotto. Andiamo un po' a risottare la pasta, Andiamo a rimettere il nostro guanciale, saltatina, sentite già il rumorino di quando la salto ragazzi, sta già diventando cremosa così e ancora non abbiamo messo l'uovo. D'accordo ragazzi, direi che ci siamo, andiamo quindi a togliere la pasta dal fuoco e la lasciamo stemperare un attimino, perché non possiamo mettere l'uovo sul fuoco, se no l'uovo si cuoce e diventa tipo frittata e a noi non ci piace così. L'unico aggettivo per descrivere la consistenza della carbonara è bavosa. La carbonara deve essere bavosa. D'accordo ragazzi, 30 secondi sono passati, ora arriva il bello. Andiamo ad aggiungere fuori dal fuoco la nostra bella cremina densa. E adesso sarà tutto il lavoro di manualità. Perfetto. E adesso andiamo a saltare. Giratina. Ed ecco qua. Anche oggi, ragazzi, posso ritenermi molto soddisfatto. Guardate che pastina che vi ho fatto, ragazzi, Guardate, è una crema. Ce la andiamo sotto la luce. È una crema. Ed è così che deve essere la carbonara. Cremosa, né frittata e né con l'uovo crudo. Questo, sentite che meraviglia. Ok ragazzi, in piatto e ci vediamo all'assaggio. Eccoci qui raga, al momento dell'assaggio. Intanto vi faccio vedere che spettacolo. Guardate qua, veramente, veramente fantastica. Come al solito, ce la andiamo a mangiare due filini alla volta. Oh, you touch my tra-la-la. E volevi! Non metterò quella canzone. Lo so che ve l'aspettate, ma non la metterò. Ancora una volta, mi sono superato. E mi raccomando voi, iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un pollicione. Ora faremo una nuova cosa. Mettete un hashtag e il nome di una ricetta che volete che io vi cucino. Al raggiungimento di 100 mi piace, il coach torna in cucina con la richiesta dei suoi fan. Bene ragazzi, vi saluto, alla prossima, ciao!